Thank you.
Buon pomeriggio e benvenuti ancora un appuntamento con la settimana crotonese. Lo spot istituzionale c'è perché poi me lo pagheranno, mi appropperò 20-30 mila euro, non lo so, però me l'ha fatto. Quello è lo spot istituzionale delle opere che sono state solamente parcelle dell'antica Crota. A giorni mi dicono che si apriranno le buste, la busta numero 3, numero 2, numero 1, in Mocovelle, poi vedremo. Se c'è qualcuno da mettere su un elefante bianco qui in Piazza Pitagora, noi lo faremo. E saluto come sempre l'amico Vito Baresi. Buon Buona pomeriggio. serata, buon pomeriggio. Eccoci qua. Quindi siamo qui per questo appuntamento. Ovviamente l'ironia, la battuta non manca mai, ci deve essere perché è d'obbligo. Le cose sono sempre, come dire, diciamo, nella quotidianità, le vicende di queste, diciamo, a livello di pinocchieria comunale, amministrativa, dove si parte e si raccontano balle spaziali in ogni dove, partendo dalla vicenda della bonifica, che ha detto che se la vede lui, però poi ovviamente si gira tutto quanto a pastellantici, poi lo vedremo spot a pastellantici, capito? Ah, ma è già pronto lo spot della pasta di lenticchie? Sì, poi lo vedremo Ah, dopo. vabbè, allora lo Lo vediamo dopo. vediamo dopo. Ma in apertura questo pomeriggio, che un po' mi fa ricordare quando c'erano le trasmissioni pomeridiane della Rai Radiofonia, della radio, che cominciavano alle 2:30 e finivano alle 3. Quindi la tua fascia oraria è una fascia oraria ben individuata, ben precisa. Però proprio per cominciare in questo pomeriggio di sabato, un pomeriggio che sembra finalmente autunnale, nel senso più pieno del termine, se non quasi invernale, il mio pensiero va a un dato che è emerso nel corso di questa settimana, lo hanno dato gli americani, quindi i servizi degli americani, le forze della comunicazione che legati al mondo dell'esercito e delle armi. Relativamente al più grande crimine contro l'umanità. Scusa, tu hai detto, oggi è stato il funerale di buon amministratore delegato di Fincantieri, so che il nostro assessore, da una nave di 1 miliardo di euro all'anno sarà lutto, perché lui ha contribuito a costruire una nave di 1 miliardo di euro all'anno, detto dal sindaco, non detto da me. Beh, vabbè, su questi profili curriculari forse bisognerebbe sempre ritornare. Perché i curriculum dicono sempre la verità, svelano Ma dal proprio la Presidente verità. del Consiglio greco non si trova niente, chi sa. Beh, il Presidente del Consiglio greco è una bravissima persona, però sembra una persona Attenzione, anche assessore, non lo so a che delega avrà, diventerà è assessore perché hanno probabile. fatto tutta una repubblica delle banane loro. Però in genere un Presidente del Consiglio dovrebbe prima di tutto tutelare la civitas, cioè tutelare l'insieme delle voci, anche quelle non contemplate all'interno del Consiglio Comunale, come siamo io e te, no? Non siamo nel Consiglio Comunale, però siamo cittadini e il Presidente del Consiglio è il garante in buona sostanza della rappresentanza di tutti i cittadini e quindi il rappresentante di tutti i cittadini, con un ruolo etico e con un ruolo politico forse superiore a quello dello stesso sindaco. Però non lo so quali valutazioni in questi 2 anni noi possiamo fare delle due cariche, sia della carica del sindaco, sia della carica del presidente del Consiglio. Francamente non brillano. Non mi sembra che siano, come si dice, due archi di scienza. Nel senso che la città è rimasta praticamente ferma, è finita la pandemia. Dopo 2 anni di pandemia, dopo quasi un anno di commissariamento, dopo 2 anni di nuova giunta comunale, di nuova amministrazione, la città fa passi indietro spaventosi, paurosi, e tutti lo vedono. Tutti siamo di fronte al fatto che la città non realizza, non sviluppa, nel mentre Catanzaro va avanti, Cosenza va avanti, Lamezia va avanti, Gioia Tauro va avanti, Rossano Conigliano vanno avanti, Reggio Calabria va avanti. Noi vediamo che nell'arco di questi 4 anni, dopo la pandemia, e in particolare di questi ultimi 2 anni relativi appunto alla gestione del sindaco, c'è una grandissima delusione. Non è che si tratta qui di dire che è stato Giovanni Monte a mettere in moto un meccanismo di opposizione evidente, diffusa e che ormai trasversalmente prende tutta la città di Crotone nei confronti di un sindaco che
non ha realizzato né il suo misero programma, né tantomeno in questi 2 anni ha avuto una visione. Tu parli di bonifica, ma se noi dovessimo parlare di bonifica, è ritornato indietro di 10 anni, è tornato di nuovo a parlare del popolo, è tornato di nuovo a presentare le slide come se fosse sulla collina dei veleni. Ma la collina dei veleni, scusami, è Sì. rimasta lì. Non c'è un'idea, non c'è una visione. Una visione, potremmo suggerirgliela. Visto e considerato che vuoi realizzare il fotovoltaico in una parte sbagliata territorialmente, come appunto la riva del mare, noi ti consigliamo, ma molto così, sinceramente, amicalmente, realizza un grande bosco, una grande foresta, trasforma quella che tu hai sempre accusato come una truffa, cioè la fitorimediazione, invece come una carta vincente per la nostra realtà. Un grandissimo bosco, una grande piantumazione di alberi, la realizzazione di un parco, il più grande del Mediterraneo, dove possono attraccare yacht, dove si possono realizzare anche non semplicemente quel porticciolo che avete e hanno fatto realizzare a Sindial Rewind, bloccando letteralmente l'ingresso del porto di Crotone perché sviluppa ancora di più insabbiamento, così come si vede già alla foce del fiume Esano. Dunque, queste sono le cose, cioè noi dovremmo dare il giudizio su queste 2 cariche, però non era da qui che volevo partire, perché ero partito dal pensiero, un pensiero penso più Ho alto. capito, c'è che poi me lo tolgo. Questo è il suo originale. C'è scritto bla bla bla, ma i Ah, veleni quindi hai un restano. cimelio d'archivio. Questo è originale C'è un suo. cimelio. Bla bla bla, i veleni restano qua. C'è una persona che è proprio un Pinocchio della politica senza precedenti. Collodi, se fosse in vita scriverebbe di nuovo, il nuovo romanzo. Cioè, questo è Ecce Homo, questo è lui. Un grande parco, realizzare un grande parco, piantumare migliaia e migliaia di alberi che realizzano anche con le essenze più tipiche del Mediterraneo, un parco turistico, un parco sportivo di grandissime dimensioni, perché questo è il modo con cui si risponde con la svolta climatica. Il presidente dell'ENI, De Scanzi, dice di essere per la transizione ecologica. L'ENI, ovunque nei suoi siti, parla di transizione ecologica. Ma quale altra grande transizione ecologica fra l'area SIC della foce del Neto, quindi un'area protetta, e il bosco di Sovereto, Sovereto, di Isola Capo Irsuto, quella di realizzare un grande parco verde che fa fitorimediazione del terreno e che soprattutto incide sulla CO2 che pesa gravemente su di noi come effetto di scriteriati, di irresponsabili trivellazioni che vengono fatti nel territorio della nostra città. Questo nel nostro mare. Non nell'offshore, ma nell'inshore, cioè nella parte diretta del nostro territorio. Questo sarebbe il cambio di un programma quello di voce che non è stato realizzato neanche nelle più piccole e semplici parti che lui ha descritto e ha presentato. Io invito tutti i nostri amici che ci seguono, le amiche e gli amici che ci seguono, di andare a leggere dopo 2 anni il programma del sindaco attuale e verificare se in questi 2 anni ha raggiunto uno solo obiettivo di quelli che lui diceva, mentre la città trasversalmente ormai in posizione contraria a quella del sindaco, profondamente delusa dall'atteggiamento di questa amministrazione, dalle non scelte di questa amministrazione, sta aspettando che sui grandi temi, che sono quelli del risanamento ambientale della città, su cui si era impegnato voce e ha fatto campagna elettorale, sull'energia e sul distretto energetico della Non nostra sono gli città. amici, i suoi amici ci sono. Per non Come? dire ancora di altri temi che potremmo subito individuare, quello dei beni culturali. I beni culturali sono quelli, per 2 anni ha tenuto chiuso il castello.
Abbiamo, Questa è la abbiamo verità. ancora E se poi qualcuno, Massimo Donato. come non so chi, insomma, sia andato a dire che nel mese d'ottobre ci sono stati 1.400 ingressi, visita all'interno del Cosa ne fai contare le persone? castello con il contapassi oppure con il contapersone, ci dica quanto ne abbiamo persi di visitatori in questi 2 anni. E che ci è voluto per fare una scelta di questo genere da parte del sindaco attuale? Ci è voluto così tanto, 2 anni solo per aprire un portone del Vito, castello. scusa, ma guarda che si fa Figuriamoci. solo un giro, c'è niente di particolare, c'è la sede della Vabbè, ma comunque sovrintendenza. io volevo fare soltanto una precisazione che era relativa al fatto che i servizi americani, che quindi la grande intelligence degli Stati Uniti, ha detto che nel corso di questa guerra immonda, un crimine contro l'umanità, sono morti, secondo i dati americani, 100.000 ucraini e 100.000 russi. Questo è un massacro che bisogna fermare il prima possibile. E tutti devono dire, scusami qui la cacofonia, devono dire o devono far sentire la propria voce. Allora, io adesso voglio proporre quel filmato, meglio riproporre, delle lenticchie, dove ovviamente ha una sua visione di come trattare con Eni e dice che Descalzi in Egitto si voleva buttare lì a Sharm el-Sheikh sulla buttata dei coccodrilli. Cazzo, ma questo è un rovino. E mo' mi faccio mangiare dei coccodrilli. Sentiamoci. Ah, questa è Zaia. Se i danni ci sono stati, sono relativi agli anni precedenti. Quindi la subsidenza da gas Indotto, ma indotto, che chi stai estrae il dicendo? gas normalmente tende a rinnegarla, no? Ma ci sono studi che evidenziano questa subsidenza indotta dall'estrazione del gas. Il problema della nostra fascia costiera e di Capocolonna è che lì c'è un'erosione che viene dal mare, ma anche dalla terra, perché lì con le coltivazioni, quindi con l'irrigazione che si fa, l'argilla viene dilavata e quindi il danno arriva anche dal mare. La mia è una posizione di coerenza, visto considerato che ho sostenuto il referendum e un referendum che ha avuto l'85,5% dei venti che ha votato contro. Ci rendiamo conto che in questo momento l'emergenza energetica è un'emergenza che ci porta a fare anche questi ragionamenti, però è pur vero che le perforazioni nel nostro Polesine hanno dato vita a una subsidenza, cioè un calo dei terreni fino a 4 metri. Senza star qui a portare altri elementi tecnici, dico che le garanzie sono veramente minimali perché questo non accada ancora. Dall'altro dico che Allora, lui sostiene, una persona seria come Zaia, che però è che probabilmente lì che piantano banane, che piantano, se non lo so, qui i cetrioli provocano subsidenza e lei praticamente la cosa è diversa. Cioè questo non sa che cazzate raccontare, cioè è seriale, proprio racconta cazzate anche quando dorme, Vito. No, il problema fondamentale è questo. Esiste uno studio presso il Ministero dell'Ambiente, altrimenti detto Ministero della Transizione Ecologica. Questo studio è uno studio firmato e realizzato dall'ISPRA, sono 200 pagine, se volete lo potete scaricare, che pone il problema, no, che affronta il problema, affronta il quesito delle norme, delle regole di sicurezza che devono essere utilizzati quando si chiudono, quando si dismettono i pozzi e quando eventualmente anche si riaprono i pozzi che sono stati dichiarati esausti. A che cosa voglio riferirmi e che cosa voglio dire? Da alcuni mesi a questa parte, l'ENI ha ripreso una massiccia opera di trivellazione nei vecchi pozzi o nei 2 pozzi che aveva detto di chiudere. Aveva sigillato dei pozzi, questi pozzi sigillati avrebbero dovuto essere intanto verificati dalle competenti autorità tecniche preposte per vedere se ponevano dei problemi relativi alla sicurezza ambientale Liberi! nel suo complesso. Questo non è stato fatto, ma è stato invece rapidamente permesso e concesso all'ENI di stappare come fossero delle vere e proprie bottiglie di birra 2 pozzi che erano stati dichiarati esausti e ormai inutili. Questo è il punto fondamentale. Quali sono le condizioni di garanzia e le clausole di sicurezza che con l'incentivazione prevista e promossa dall'attuale governo e dal governo Draghi per riperforare
e soprattutto per riutilizzare dei pozzi esausti vengono osservati. I cittadini non conoscono alcunché di questa tracciabilità. Questo significa tracciabilità. La tracciabilità di coloro che intervengono sul sottosuolo, minando la sicurezza di Crotone, che è sotto lo scacco di una grande frana che sta sempre di più portando nel mare, nella profondità marina, tutto il piccolo promontorio di Capocolonna e parti intere della città, viene di punto in bianco saltato senza che si riapra una questione fondamentale e dirimente come la sicurezza di tutti. Ci sono due elementi che costituiscono minaccia per Crotone. Uno si chiama tsunami, cioè un possibile maremoto. Due si chiama terremoto, che in Calabria conosciamo molto bene. Quando si interviene nel sottosuolo con azioni violentissime, come quelle delle perforazioni, secondo l'ISPRA bisogna applicare tali attività dentro un rigoroso protocollo di sicurezza. Il sindaco dov'è? È su un altro piano, è forse su Luna B o su Luna A? Ma quelle sono le piattaforme che noi vediamo là a Capocolonna, quella che dovrà essere riattivata, di quale aspetta ovviamente l'autorizzazione, perché poi se lo puliscono immediatamente ci dice, mo' voi potete pure ricucire. Quello che lui ancora non ha capito, e io ho trovato quel filmato lì della pasta all'lenticchia, che ve lo voglio fare rivedere, vediamolo insieme. Quando c'è da fare causa ad ENI e quindi far sentire la voce, questa amministrazione la sta facendo con autorevolezza. Con la rimozione dei suoni inquinati i tempi si accorcerebbero, ma i costi si triplicherebbero. Io vorrei fare in premessa. C'è un'interlocuzione con ENI, ma state tranquilli tutti, tutti, che se questo accordo ci sarà, Una beata minchia! sarà un accordo che prevederà tutti, ribadisco, tutti gli arretrati dal 2011 ad oggi. Tutti gli arretrati dal 2011 ad oggi. Altro che piatto di lenticchie e forse con la pasta o meno. Guardate come bollono. Ci abbiamo buttato gli spaghetti tutti rotti. Sono passati 12 minuti e la pasta è cotta, no? E quindi ne prendiamo, spegniamo a questo punto, basta, dai. Insomma, ne prendiamo un pochino, ecco, con un po' di brodazzo. Faremo un test. Cotta. Ma ci sta di un bene questo ciascoletto. Ci Allora, sta. questa lenticchietta, nonostante abbia cotto il suo tempo, rimane della sua consistenza. Sono veramente molto particolari queste lenticchie dell'altipiano di Il cioccoletto sarebbe usato solo, non lo so, visto che così non mi ci ha messo con l'usato solo, dato che lui ha parlato di pasta lenticchie, insomma, qualcuno che si No, vuole io penso dilettare, noi che ci ironizziamo, ma invece di parlare di queste cose, di andare ai matrimoni a Catanzaro, alle televisioni che parlano del Catanzaro e altre cose di questo genere, inquietanti trasmissioni e inquietanti atteggiamenti, quello dei catanzaresi dopo un'aggressione così formidabile, un conto è un tifoso che va in escandescenza in mezzo a 100 poliziotti della Ligus, un conto è un agguato notturno a fatto un da diverse persone. fatto da diverse persone e non è la prima volta in una città inquietante come quella di Catanzaro, che ha un suo background ben preciso nell'eversione nera. Cioè noi non dobbiamo dimenticare che Catanzaro è stato il luogo dove l'eversione nera ha avuto come esempio Ordine Nuovo, Delle Chiaie, Iulo Valerio Borghese,
dove si è ucciso un umile e semplice operaio di Catanzaro, un socialista Malacaria, dove si è ucciso un giovane comunista lametino, Adel Chiargata. Cioè il background di una città inquietante, la città dell'eversione nera. E quando riemerge, io mi faccio veramente, boh, insomma, dico così, dico, ma esiste una legge a Catanzaro? Abbiamo visto che ci sono tutte le procure possibili e immaginabili a Catanzaro, antimafia, antindrangheta, antionorata società, non lo so, sono tutte le procure No, possibili. addirittura uno di questi tifosi che mi ha insultato si è messo pure la faccia di Gratteri, cioè, guardate che vergognoso, ci cioè, mettesse la faccia di Gratteri, io lo farei, dovrei vedere al dottor Gratteri, come questo ha insultato. Faglielo vedere. Cioè, sono cose, si No, fanno per via lezioni e del poi vanno a fatto insultare le che persone. Catanzaro non è un luogo immune, è un luogo che purtroppo nella storia non ha fatto abiura di tutto quello che è accaduto. Qui non stiamo parlando di Crotone, la Stalingrado del Sud. Qui stiamo parlando di Catanzaro che è stato l'epicentro dell'eversione nera. E l'eversione nera ha avuto dei morti. Io adesso ricordo così molto vagamente, ma potremmo ricordare tanti altri episodi della cosiddetta strategia della tensione negli anni 70. E quando, almeno a Roma, accade così, che se fra un frange anche ipotetiche di ultras ed estrema destra c'è un qualche collegamento, si interviene ai massimi livelli, cioè ai massimi livelli del Ministero degli Interni e di tutte le intelligence possibili e immaginabili, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera, si interviene immediatamente dicendo che il calciatore della Lazio o il calciatore della Roma ha fatto qualcosa che era fuori dalle regole. Quando accade in Calabria, lasciamo stare che poi c'è stato il derby calcistico, ma quando in Calabria accade che vi è un agguato ad un pullman che sta Più transitando, pullman, a più no? pullman che transitano pacificamente, io dico, ma se magistrati Catanzaro d'uso, che sono tanto brava da mettere 100, 200, 300 persone in una retata e non riescono ad acchiappare a questi qui che più volte agguatano, proprio il caso di dire e di coniare proprio il nuovo termine, cioè fanno l'agguato ai pullman del Palermo, del Crotone o di altre squadre, Lo senso. tentando di lapidare le persone che stanno là dentro e per fortuna non è mai avvenuto un incidente. Ma perché non si apre un'inchiesta su quello che è avvenuto? Bene, avete dato il daspo di 10 anni al crotonese malcapitato che in mezzo a 100, 200 persone, 200 Che non ha niente a che fare con i gruppi ultras, agenti signor della Ricardo. Digo, della Niente Digos che controllavano gli ingressi era lì. Ma per quanto riguarda questo, cioè che in alcune parti del territorio calabrese, alias in questo pezzo di Catanzaro, vi siano delle bande ancora sconosciute che con pietre lapidano i pullman che passano, questo è un tema da ordine pubblico di primo livello. Hai voglia a parlare che poi la Procura della Repubblica di Catanzaro, la Digos, la DIA, la sottospecie, eccetera, eccetera, hanno smantellato le più grandi organizzazioni criminali? Ma se c'è un'organizzazione criminale sotto, no, la tua finestra, tu che fai? Fai finta che non c'è. Non è una questione di calcio fine a Non se c'entra stesso, il signor. calcio. Qui si Non tratta c'entra. che sia attentato alla vita delle persone, cioè non è una cosa sciocca quello che stiamo dicendo. Poi si porta quel bambino che teoricamente abbiamo detto nella pratica con l'amico Francesco Parrotta non poteva ecco, No, avere ma tutto. io non entro in No, questo. ma Tu che il è che sindaco l'ha sono. portato come No, che sono qua. fosse Io sto un parlando simbolo, come sindaco di normale Catanzaro. cittadino calabrese. Sto dicendo che ci può essere ipoteticamente un grado di separazione o un grado di congiunzione tra il fatto che a Catanzaro vi siano delle bande teppistiche che aggrediscono dei pullman di cittadini, in questo caso cittadini tifosi, con famiglie e che non è accaduto soltanto oggi, ma è accaduto anche ieri, e che i vari procuratori ai più massimi livelli, ai più alti livelli, stiano in silenzio e facciano tutt'altro. Benissimo, allora noi abbiamo fatto come ogni settimana un ripercorso di quelle che sono come le vicende, le cose che gli accadimenti nella nostra città e appena saremo pronti con un allestimento da studio noi visiteremo anche quelle che sono gli aspetti storici, no? Attraverso le cartoline che vedete dietro le nostre spalle insieme all'amico Aureliano Facente, con Vittorio Rocca e con altri amici.
││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 
che, diciamo, che si occupano di gruppi musicali qui a Cortone, è una rubrica infrasettimanale dove non parleremo di queste cadenti, ma riscopriremo quelle che sono le cose più belle di questa città, che ha una storia. C'è già questo castello dietro le nostre spalle, Carlo V, questa fortezza, dice il valore di un porto millenario, di un porto che adesso praticamente vuole essere No, capro se vuoi espiatorio. parlare del porto, parliamo del porto. E ti dico che in questa settimana il nostro caro, come si chiama, l'ammiraglio Merendina. Merendina, ha avuto la notizia da parte di Gianfranco Aponte che è nata una grande compagnia aerea cargo che si Guarda chiama. dove te l'ho trovato, al funerale del datore di lavoro dell'assessore Bossi. Ah, è proprio là, Gianluigi da Ponte, esatto. amministratore delegato MSC. MSC. Questa MSC, questo lo dico per tutti quelli lì che ci stanno seguendo, in maniera che prendono appunti e se magari c'è qualcuno che ha amicizia con il sindaco, lo dica pure al sindaco, in maniera che il sindaco verifichi o riverifichi le sue posizioni sul porto di Crotone. Le sue posizioni sul porto di Crotone sono scandalose, sono scandalose. Il fatto di stare supino, prono, con un presidente di autorità portuale SMC, MSC, alias Agostinelli, scandalizza tutta la città di Crotone. E dico perché? Perché Agostinelli ha saputo in questa settimana, ma lo sapeva anche da prima, forse da quando ha dato voce. No, che il porto di Gioia Tauro si collegherà con l'interporto di Bologna per il trasporto container e merci via ferrovia, che La Ponte, insomma, questo grande imprenditore, questo multinazionale imprenditore della Svizzera che comanda in Calabria e comanda tutti i porti della Calabria insieme ad Agostinelli, ha varato, lo potete vedere, andate, cliccate e scrivete MSC Cargo, una compagnia aerea che diventerà tra le più importanti del mondo per il Fanno trasporto dei l'aeroporto a Sibari, container. dai tranquilli che faranno l'aeroporto a Faranno Sibari. l'aeroporto a Sibari. Allora io mi sono permesso di dire, carissimo presidente della regione, come si chiama che cambia? Mario Occhiuto, come si chiama? Roberto, Ah, Roberto Bobby, Occhiuto. Bobby Occhiuto. Visto e considerato che noi ti vediamo glamour perché cambi almeno ogni giorno quattro vestiti, mattina, pomeriggio, E c'è il metà pomeriggio e costumista, vedi, c'è il costumista dietro. sera, no, prendi atto che hai già dato Amazon a Gioia Tauro, che gli hai dato l'interporto di Bologna a Gioia Tauro, che gli dai il rigassificatore a Gioia Tauro. Non lo so, cambia la sede della regione, se i catanzaresi te lo permetteranno. Se quelli di Casciolino e quelli di Germanetto te lo permetteranno, metti la sede della regione direttamente a Gioia Tauro. Ha detto Così che posizione eccezionale a Crotone, arrivi. signori Ma miei. come si chiama? Mario o Roberto? Bobby Occhiuto. Ah, Bobby. Fa una cosa, via Calabrese. Prendi da via Calabrese, la prendi e la porti direttamente a Gioia Tauro. Porti la regione a Gioia Tauro, così hai fatto tutto. Ti senti a modo. Quello che noi vogliamo dire è che se nasce MSC, a proposito, io in genere ai matrimoni mi annoio, no? Poi ci sono quelli addirittura crotoneschi che vanno ai matrimoni anche a Salerno, ma non solo a Salerno, pure a Catanzaro. A questo Insomma, proposito, sono amici buoni, eh. Sono amici buoni. Questo non si quelli può dire. di Salerno e quelli di Sono amici Catanzaro. buoni. Cioè. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire una cosa semplicissima. Esiste un aeroporto come quello di Crotone che l'hanno ridotto a un solo volo. Mi pare che un volo per Treviso, nemmeno per Ma Venezia. Treviso ce ne sono No, cotonesi a cioè sarebbe Treviso. sempre Venezia, però il volo è a Treviso. E si fa un volo a Treviso quando adesso la MSC diventerà con quattro jumbo, non uno. Andate, cliccate MSC Cargo, vedete tutte le fotografie, vedrete che l'aeroporto sarà o Lamezia o ne costruiscono uno ex novo a Sibari, in maniera che Corigliano, Calabro e Rossano non saranno con Crotone per dire che l'autorità portuale deve essere quella dello Ionio e non quella del Mar Tirreno del sud, di proprietà di Aponte, quindi di proprietà della Svizzera e di proprietà di, come si chiama l'ammiraglio? Merendino, Merendino. 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 E
E le riunioni, molto probabilmente, come diceva un ex capo del Copasir, un ex presidente del Copasir, le riunioni del porto di Gioia Tauro, non si sa perché si chiedeva all'epoca di Scopelliti, si facciano invece che in Calabria, in Svizzera. È un dato di fatto, sì, non sono cose fantascientifiche quelle che stiamo dicendo, però... E ovviamente hanno presentato Visit Crotone, si dice ma facciamo Cristo, facciamo, ma se non draghi il porto non ci arriva manco un sandalino, vedete? Questa è ancora la dottoressa Bruni, ancora si è abituata con questa giunta a sparare cazzate, perché se non c'è il dragaggio al porto non ci arriva manco un sandalino. Veramente il sindaco dovrebbe dirci ogni volta che arriva una nave da crociera dove i rifiuti della nave di crociera, se vi sono rifiuti, vengono sbalancati e scaricati. Uno, perché le navi di crociera ce ne sono 200 in Europa, ne arrivano 22 all'anno, ne dovrebbero arrivare 22 all'anno a Crotone, ma l'impatto ambientale, POB 1, POB 2, POB 3, POB 4, non so dove l'assessore all'ambiente se abbia chiesto. Ah, ma c'è l'assessore all'ambiente qui. Non lo so, ma siccome questo è se medesimo. Questo Mister X. Quando fai delibere, a me medesimo. L'assessore all'ambiente, no, Mister X, dovrebbe dirci quali sono i protocolli di sicurezza ambientale che vengono realizzati quando arriva la nave di crociera. Perché nella nave di crociera i crotonesi hanno visto che sbarcano centinaia di persone, che vanno in giro e trovano per 2 anni il castello. Però non ci sono state nelle 5. Non spendono nemmeno per un uovo sodo. Non spendono. Ma dopo Visit Crotone lasceranno tutti i portafogli e lasciano direttamente. Ci dica l'assessore Mister X all'ambiente che cosa si fa, se medesimo, quando arriva una nave da crociera, perché tutti sanno che l'impatto ambientale più grave in Europa è provocato ordinariamente propriamente se da queste 200 navi. Tu vuoi conoscere l'assessore all'ambiente, lo vedi? Mister X. Mister X. È lui. È lui, sei medesimo. Ah, lui è l'assessore all'ambiente. Zinco caldo, mio ambiente. I veleni restano qua. Signore miei, ci sentiamo domani prima della partita. Teniamocelo caro. Domani sera alle 17:30 c'è Crotone Fidel Sandri. Andiamoci allo stadio e togliamoci questa rabbia, questa diciamo incazzatura, non per la sconfitta ma per quello che è successo. Grazie Vito, grazie a tutti voi. A presto.